Piero Gasperini, quella con il Pescara non è stata per lei una partita come tutte le altre. I tifosi ricordano quel Pescara di Galeone, lei ricorda l'esperienza in riva all'Adriatico dove si è sentito a casa, crediamo. Assolutamente, 5 anni indimenticabili e ancora adesso comunque mantengo rapporti con la città, con tanti amici, con tante persone e comunque è sempre piacevole per me tornare a Pescara quando è possibile. Che effetto le fa vedere questo Pescara malinconicamente ultimo in classifica e con quasi 2 piedi in Serie B? Beh, mi dispiace perché la stagione scorsa era stata veramente importante, mi ha ridato entusiasmo e forse un po' la storia del Pescara, magari in Serie A fa fatica a rimanere, poi però ritorna a essere competitivo in Serie B. Io spero che insomma un altro anno possa ripresentare una squadra di nuovo forte che possa ritentare la scalata. Lei quest'anno a Bergamo sta compiendo quasi un miracolo e dire che all'inizio della stagione, ci corregga se sbagliamo, la sua panchina è un po' scricchiolato. Certo, non è stato un buon inizio, però ho avuto la fortuna, la stima di poter ripartire e di avere il tempo per lavorare e poi dopo sta venendo fuori una stagione sicuramente la migliore di sempre di questa società. L'ultima in settimana Zeman ha speso belle parole per lei, ha detto Gasperini è uno che capisce di calcio e soprattutto è bravo a lavorare con i giovani e il settore giovanile dell'Atalanta di ragazzi ne ha tanti. Sì, noi siamo tutti bravi a lavorare soprattutto con i buoni giocatori, se poi sono giovani ancora meglio. Comunque è vero che il settore giovanile dell'Atalanta è sempre stato molto valido, con tanti ragazzi insomma, che hanno fatto carriera. Io qui ho trovato un bel gruppo di ragazzi e per me è stato facile da un certo punto di vista, ma è importante lanciarli e avere delle risposte. Salutare per chiudere davvero i tifosi del Pescara, che augurio fa alla formazione biancazzurra per il futuro? Ma intanto di fare un bel finale di campionato, di ancora tante partite. C'è il Milan tra 2 settimane all'Adriatico, una vostra concorrente in questo momento? Beh, questo è fondamentale, che faccia una gran partita, un gran risultato col Milan sicuramente, quindi Pescara tutti allo stadio a sostenere contro il Milan, anche perché quando c'ero io giocava i Gullit, i Van Basten, questa è una squadra forse un po' più battibile, no? E comunque spero veramente, al di là dei vantaggi personali, che il Pescara riesca a fare delle belle gare, finire bene il campionato e prepararsi nel modo migliore alla prossima stagione.